to the day I die. Dalla sede di Villa Gordiani abbiamo accorpato Enrico Capuano con Piotta, così tutte e due presenti al primo maggio di quest'anno. Poi esatto, ambo, wow. Che stavamo dicendo? Che stavamo dicendo? Allora facciamo un escurso sulla storia del Tu sei il notaro, io bravo, bravissimo. Faccio solo un sunto di quello che stiamo. Ma quello è il notaio come problema a chi buongiorno. No, come Francesca. No, come Francesca. Come Francesca? Stavo appunto facendo un excursus su tutte le. La storia del primo maggio. Notaro? Sì, a che anno siamo arrivati? Non notare! Siamo arrivati. Dici. Nel 93 l'abbiamo fatto con l'Itfiba con la canzone che ci ha chiesto Pietro Liberotti. Il 94, ragazzi, c'era il grande Lou Reed. Madonna. Il grandissimo Lou Reed. Anche lui ci ha lasciato. Come ospiti internazionali. Ci ha lasciato. Eccetera.
Lurid è qualcosa di spettacolare, dobbiamo sì. Paroliere, gran drogato, come diceva Mirko, abbastanza prima. visionario, ma quello fa parte è uno che ha fatto la storia della musica internazionale nel mondiale di tutti i tempi, lui. sì però come oggi diceva Pietro, no? Nella trasmissione dedicata al beat proprio, diceva dei Beatles che il primo batterista fu mandato via e sostituito da Ringo Starr perché non voleva prendere, e queste sono leggende metropolitane ma sicuramente veritiere sentendo la musica dei Beatles, perché non si voleva prendere delle pasticchette. Esatto. Penso che erano per mal di testa quelle. Ma che erano pasticche lisergiche per caso? Sì, erano le pasticche quelle che compri in farmacia alla menta. Al Froben. Sì, rinfrescavano la mente. Vero. Se vogliamo dire questo. Davano effetti di annebbiamento. Sì, ma arte pura, perché poi va a sentire i pezzi. E questo non è uno slogan assolutamente. La droga, drogarsi fa male. Esatto. Però stimola la creatività. Ha sempre stimolato la creatività. Beh, diciamo, dipende cosa. Diciamo che è sbagliato. Lodaro che fa il morale. No, qua bisogna dire la verità. Comunque, allora, io dico solo una cosa. Che la legalizzazione penso che sia un diritto ormai. Soprattutto in questo paese dove vai in farmacia e veramente ti drogano, perché tocca dirlo. Quando vai alla fine c'è una cosa di naturale. Che ci sono arrivati anche gli americani su questa cosa, loro, voglio se dire. Ci arrivano loro. Voglio dire. Però qui vabbè, ovviamente ci sono mille cose. Il discorso è lunghissimo. E ok. Però diciamo le cose per quelle che sono. Non è un paese per due Marie. Le Ave Marie. C'è posto per una sola Maria in questo stato, quindi. Una sola. Una per panettoni. Sì, è vero, bravo. Buoni. Allora che sentiamo ora? Beh, adesso vabbè, c'è Lurid. Grande. Walk on the Wild Side. Che spettacolo. Bellissima. Il lato selvaggio. Il lato più selvaggio di lui. Sì, pensa che roba. Mamma mia. Vabbè, vado. Che viaggi. Vai. 10. Holly came from Miami, FLA. Hitchhiked her way across USA. Plucked her eyebrows on the way. Shaved her legs and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey honey, take a walk on the wild side. She was everybody's darling, but she never lost her head. Even when she was given head, she says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey babe, take a walk on the wild side. And the colored girls go do 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 do. Gave it away. Everybody had to pay and pay. A hustle here and a hustle there. New York City is the place where they said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey Joe, take a walk on the wild side. Sugar Plum Fairy came and hit the streets.
looking for soul food and a place to eat. Went to the Apollo, you should have seen him go, go, go. They said, hey, sugar, take a walk on the wild side. I said, hey, babe, take a walk on the wild side. All right. Ha. Jackie is just speeding away. Thought she was Jim Dean for a day. Then I guess she had to crash. Valium would have helped that fashion. She said, hey, babe, take a walk on the wild side. I said, hey, honey, take a walk on the wild side. And the colored girls say, doot, 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 doot. Dopo Lurid, no, che avevamo messo? Lurid, 1994. 94, per il grande Lurid, i Radiohead per tornare al 95. Vero, questa era No Surprises. Insieme a Elvis Costello, Elvis Costello. Ragazzi, io avrei preferito Paranoid Android, però. Vabbè, era troppo deprimente. Vabbè, questa forse è anche più deprimente, dai. Sì, questa sì. Ma... Però voglio dire, vabbè, a me non tocca di Radiohead e Bjork, poi dopo fate come vi pare. Come magari però Maxi se sa, ormai penso lo sanno tutti quelli che hanno sentito, lo sanno chi è The Boss e basta, no? No, basta no, però vabbè, ci siamo, dai. Però stasera sei voluto, stasera te sei voluto, perché prima le tue dichiarazioni erano dopo il boss c'era il boss. Sì, no, però voglio dire, io, lo voi che mi conoscete bene, lo sapete che a me piace tutto, particolare la rock e la pop, però ecco, io il boss è il boss, cioè io
Io per Boss farei le file per comprare il biglietto, andrei ai concerti.